Non ce l'ha fatta la bambina di 8 anni ricoverata in condizioni disperate all'ospedale Cisanello di Pisa dopo essere rimasta coinvolta sabato pomeriggio mentre viaggiava sull'auto condotta dalla mamma in un tamponamento sulla bretella della 11 a Massarosa. Non è stato neanche possibile procedere all'espianto degli organi della bambina per la gravità delle ferite. L'auto su cui era a bordo era stata tamponata da un'altra vettura lungo la carreggiata verso Lucca della Bretella. Le sue condizioni erano subito apparse gravi, con l'elisoccorso era stata trasferita all'ospedale di Pisa. La madre, a sua volta, è stata trasferita in ospedale a Lucca con l'ambulanza. Da quanto ricostruito dalla polizia stradale, sembra che la donna, mentre procedeva sulla corsia di marcia, si sia trovata davanti il triangolo rosso che segnalava un'auto ferma perché coinvolta in un altro incidente. La donna si è fermata, trovandosi la strada occupata dal veicolo, per poi ripartire, immettendosi sulla corsia di sorpasso, ma in quel momento è arrivata da dietro un'altra vettura e si è verificato il tamponamento. Una città in comune a Pisa ha raccolto una serie di firme per una petizione affinché ci sia il ripristino delle LAM qui all'aeroporto. Intanto Marco Ricci, appunto, del gruppo Una città in comune, Consiglio Comunale, le LAM perché non ci sono più e perché ovviamente volete il ripristino? Allora, non ci sono più, diciamo, per un motivo molto semplice, che si è deciso di non voler fare concorrenza al people mover, ovvero si ritiene che per far funzionare al massimo questa nuova infrastruttura sia necessario sottrarre un servizio efficace come quello della LAM. Noi non siamo d'accordo, noi e altri 3.000 cittadini che hanno sottoscritto la petizione online che abbiamo presentato. Su questo noi vogliamo essere chiari, la LAM all'aeroporto va ripristinata per un semplice motivo: realizzare una nuova infrastruttura come il People Mover non deve essere un motivo per ridurre i servizi al cittadino, casomai per aumentarli. E questo ci sembra chiaro e ci sembra condiviso dalla maggior parte della cittadinanza. Oggi abbiamo voluto anche essere qua per presentare queste firme, per presentare la protesta dei cittadini e fisicamente abbiamo percorso con diversi abitanti del quartiere il pezzo appunto mancante dall'ultima fermata attuale della LAM Verde fino all'aeroporto. Un quarto d'ora di cammino su cui abbiamo incontrato diversi turisti con i trolley, con le famiglie in difficoltà, veramente per un motivo che noi non condividiamo. La LAM va fatta, il People Mover va fatto funzionare, ma va fatto funzionare non facendo, sottraendo un servizio semplice e funzionale come quello della LAM. Va fatto funzionare incentivando la multimodalità e appunto il raggiungimento della stazione per chi deve proseguire su Firenze, ma per chi deve andare in città e utilizzare altri autobus è molto più comodo utilizzare la LAM. Si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni di storia del comune di Calci, il Consiglio Comunale aperto che si svolgerà giovedì 21 luglio alle 21. Sindaco Ghimenti, a cosa servirà questo appuntamento? Ma, abbiamo deciso di festeggiare al meglio in questo anno, l'anno dei 150 anni del Comune, con iniziative molto diverse, iniziative sulle trasformazioni del territorio, iniziative sui personaggi e i fatti della storia dei 150 anni del nostro Comune. Abbiamo anche scelto, insieme al Comitato dei 150 anni, insieme ai capigruppo, di fare un momento istituzionale puro, un Consiglio Comunale nella formula aperta, quindi quella che prevede anche la possibilità di interventi da parte del pubblico che è presente, per festeggiare sì i 150 anni, perché la data è proprio quella, il 21 luglio 1867, 21 luglio 2017, ma anche per riflettere su quello che sono i 150 anni, il passato, il presente e soprattutto il futuro di Calci, il futuro dei territori come quello di Calci, insomma il ruolo dei comuni oggi, anche dei comuni di piccole dimensioni. È questa l'occasione sulla quale vogliamo discutere con la nostra popolazione. Splendidamente meraviglioso, splendidamente amoroso. Anche le loro differenze, dall'unione di quelle differenze, sono nata io e gli altri miei fratelli e come sempre complice la musica. La voce
cristallina e potente di Rossana Casale, protagonista di un'altra serata Eliopoli Summer al Calambrone, il cartellone ha ospitato una data del tour della cantante italiana con il suo Una canzone jazz, 30 anni da brividi. Titolo che ha volutamente ripreso il titolo del brano firmato e composto per lei dalla coppia Morra Fabrizio e che ha definito al grande pubblico la vocalità di questa interprete. Durante il concerto Rossana si è raccontata attraverso quelle canzoni che hanno segnato la carriera, da quelle scritte da lei e per lei, da grandi autori della musica pop, a quelle di repertorio jazz o musical che riflettono i ricordi della sua infanzia e dei suoi primi maestri di musica. Ma l'amore che non ha, so, perciò. Sul palco, insieme a Rossana Casale, sono saliti Emiliano Begni, Gino Cardamone, Francesco Consaga, Ermanno Dodaro e Sergio Tentella. Nona edizione della Marcia della Zizi nell'anno del trentennale. La festa è lunga perché è articolata con tanti momenti. Questo è uno dei momenti assolutamente più belli, è vero così, Riccardo? Assolutamente sì, devo ringraziare tutti i volontari, qui ce n'è solo una piccola parte che ci hanno dato una mano quest'anno. Io ho avuto un po' di problemi di salute, quindi è tutto merito loro, quindi io lascerei la parola a Roberta e a qualcun altro. Roberta, l'affluenza record, e soprattutto ho incontrato tanta gente che stava ormai lasciando il luogo soddisfatta, che diceva bellissima giornata. Questa è la soddisfazione per noi più importante, perché dopo una settimana di fatica per preparare tutto, vedere che le persone alla fine sono contente vuol dire che ti ripagano di tutta la fatica che è stata fatta. Avete un po' di numeri a disposizione di partecipanti e riscontri? Altro che, quest'anno i numeri sono raddoppiati rispetto all'anno scorso. Dagli 850 circa dell'anno scorso siamo passati a quasi 1800 persone, quindi è una grandissima soddisfazione. Dopo, come diceva Roberto, dopo una settimana di lavoro intenso, vedere la gente soddisfatta, contenta con questi numeri fa riempire il cuore, perché per l'associazione questo ed altro. Il Pisa in Trentino, in Valle del Chiese, per iniziare la preparazione del nuovo campionato, il gruppo nero-azzurro è arrivato nella struttura che lo accoglierà. Fino al 26 luglio i nerazzurri si alleneranno due volte al giorno al vicino stadio Grilli, allenamenti a porte aperte, e stessa struttura ospiterà anche i tre test match in programma durante la permanenza in Trentino. Mercoledì 19 luglio con la formazione del Calcio Chiese, sabato 22 luglio appuntamento contro il Carpi e martedì 25 luglio ultimo test contro una selezione di calciatori dilettanti.